Amici Pitti, edizione di gennaio, come sempre un successo. Ne parliamo con lo responsabile del prodotto, Luigi Lardini, che da anni lavora per creare delle forme, degli indumenti che non sono semplici indumenti da indossare, vero Luigi? Sì, ogni anno cerchiamo di dare un'innovazione, di portare un qualcosa di nuovo, perché è cambiato il modo di lavorare, è cambiato il modo di lavorare non solo per l'abbigliamento, ma per tutti, e bisogna adeguarsi a questo sistema. Portiamo dei prodotti nuovi, innovativi, con le giacche formali, dove partiamo innanzitutto dalle fibre nobili pregiate per dare quella nobiltà al capo finito. Poi cerchiamo di fare delle esclusive con tessuti particolari, tipo dei piedi pull, dei principi di Galles, dei check, dove adesso è importante mescolarli tra di loro, cioè cercare di creare un nuovo abito con dei tessuti. Sono tutti spezzati, ma nella particolarità diventa un abito elegante e nuovo. Ecco, soprattutto da dove prendete lo spunto per realizzare questi capolavori che sono tutti made in Marche? Appunto, si prende dalla nostra creatività, dal modo di essere, dal modo di fare. È un'ambizione personale mia e di tutto il gruppo. E gli spunti nascono con dei pensieri, con delle immagini, con dei film, con la gente che di passaggio, che guardi, osservi. È un insieme di cose che riescono poi a farti creare dei nuovi prodotti. Che cosa succederà al 16 gennaio, fra pochi giorni? Al numero 38 di via Manzoni a Milano, la capitale della moda, dove tua figlia Cenea presenterà che cosa? Sì, presenterà la sua seconda collezione Lardini Donna. E la prima è stata una bella soddisfazione. Cerchiamo di proseguire su questa linea perché è importante che cresce il marchio anche come Lardini Donna. Una punta di diamante della Lardini di Filottrano sono le Lardinette. Cosa sono le Lardinette, Luigi? È la nostra squadra di pallavolo di serie A2, che quest'anno ci sta dando delle grandissime soddisfazioni. Cosa impensabile, però molto molto brave, molto grandi. 13 partite, 13 vittorie. E punteremo, ragazzi, a 26 su 26, perché dobbiamo inseguire la storia, dobbiamo creare un altro sogno. Forza che ci riusciamo, ci siete riusciti nelle prime 13, riusciremo anche a fare le altre 13. Sarebbe una grossa soddisfazione per un piccolo paese come Filottrano. Amici, come sempre, la Lardini al Pitti di Firenze è una città meravigliosa che attrae la moda e ovviamente fa soddisfatta la Lardini e un membro della giunta Pitti, Andrea Lardini. È un piacere come sempre dare le mie testimonianze e passione per questo lavoro. Certo. E che devo dire, la prossima settimana apriremo dopo il Pitti, che è una grande manifestazione con un'importanza internazionale, il nostro primo negozio a Milano, in via Gesù. Speriamo che Dio ce la mandi buona e che come sempre siamo capaci di affrontare questo mercato sempre più difficile, ma noi come sempre con la nostra tenacia, il nostro essere marchigiani e di avere un gruppo sempre più creativo e capace di affrontare questo mercato difficile, stiamo sempre rotta avanti, forza! Amici, Alessio Lardini, un po' febbricitante, ma non tanto febbricitante da non poterci dire la sua soddisfazione di essere presente alla più importante fiera internazionale della moda. Sì, sicuramente è una delle collezioni più belle che abbiamo presentato negli ultimi anni, perché la squadra è sempre più forte e spero sempre più vincente. Dall'attico del Pitti c'è un incontro fatale, quello con Pasini, che Gabriele, ovviamente Lele, è uno che i suoi abiti ce li ha fatti godere dall'inizio, in un'altra posizione, forse
un po' più svantaggiata, quella del, del sotto, insomma, dell'underground. Si sta meglio nell'attico, Gabriele? Si sta meglio nell'attico, sì, è un upgrade che abbiamo ricevuto con gioia, ci dà la possibilità anche di viaggiare da soli, sempre ovviamente accompagnati dalla casa madre Lardini, ovviamente, però sì, è una nuova, fra virgolette, esperienza indipendente, quindi è in una zona di prestigio, ovviamente. Cos'è che caratterizza i tuoi abiti, Gabriele? Segno distintivo maggiore, non è facile. Non lo so, è sempre più difficile, perché con più passa il tempo credo che la collezione sempre di più si amalgami e di conseguenza ha un DNA suo sicuramente, però sempre meno trovo un qualcosa, non so se sia normale, ma è così, sento questo, che un capo che sia icona, per me tutti sono icone i capi, certo. E per me questo è importante, perché significa che l'amalgama, ed è quello che noi e ogni design, ogni progettista credo voglia arrivare a fare. Non dico la perfezione, perché non è la perfezione, però avere tutta la collezione un'unica icona, questo è, e mi piacerebbe arrivare a questo, e questo è il mio, e dove vorrei arrivare, esatto. Ecco, diciamo il simbolo distintivo, questo qui rappresenta un teschio con le fiori, no? È il teschio migliorato. No, è stato aggiunto, c'è sì. Questo col fiore, poi c'è ancora quello senza fiore, ed è sempre rimane il teschio di profilo perché appunto il teschio è vita, è morte, è speranza, è fortuna, il teschio è tante cose. Leo Moretti, che da ormai diversi anni segue la linea Gabriele Bassini, che è una delle linee vincenti e che quest'anno si trova nell'upgrade dell'attico di Pitti. Eh sì, questo è l'ottava stagione, quindi il quarto anno che seguo la linea Gabriele Bassini, e ogni anno in crescita, quindi significa che Gabriele è bravo a darci gli input e sicuramente noi siamo bravi a seguirlo, a andargli dietro, e siamo molto contenti di questo e ci crediamo molto e andiamo avanti, sì. Dico che siamo molto contenti di come è partito, sia per la qualità degli espositori, ma soprattutto per il grande interesse da parte dei compratori internazionali. Abbiamo avuto un più 10% di preiscrizioni, che è molto importante, e soprattutto abbiamo un sacco di eventi speciali di cultura della moda. Cosa vuol dire? Che qui a Pitti i buyers non solo vengono a vedere questi prodotti meravigliosi, ma vengono a capire in che direzione andiamo. E noi abbiamo 16 sezioni in cui abbiamo diviso 1200 collezioni che sono la vera espressione della moda, quindi è una panoramica straordinaria da cui loro vengono a scegliere. Morale che la moda italiana è molto ben rappresentata, perché abbiamo 700 marchi, però abbiamo anche 550 marchi internazionali che completano la proposta. Quindi devo dire che i 25.000 buyers hanno una scelta straordinaria e ogni anno abbiamo delle grandi soddisfazioni, perché con più di 2.000 giornalisti spargiamo nel mondo la lieta novella. Yeah.